che non è stato bello, perché mi hanno chiamato mentre passeggiavo, ho sentito potremmo fare uno spettacolo. Io invece ti inviterei a ricordare, perché sono stati momenti importanti, non solo per me, per te, per tutto quello che c'era, ma anche per Milano, credo. Sì, stiamo parlando di uno spettacolo. Perché nella presentazione, giustamente, essendo questo un luogo soprattutto di cinema, si è parlato di Kamikaze, L'ultima notte a Milano, che è il film che aveva praticamente il primo film di Gabriele Salvatore, anzi il secondo, ma il primo conosciuto. E quel film lì in realtà veniva in parte da uno spettacolo teatrale che avevamo scritto un anno prima con Paolo e Davide, e ancora prima da un altro spettacolo che avevamo fatto all'Elfo, tradotto da un commediografo inglese che si chiama Trevor Griffin. Cosa fai? No, si scivola. Cos'è? Vediglielo. Si delle posizioni molto plastiche, perché si scivola. Guarda come sta. Allora, fatta questo chiarimento, noi siamo qui in realtà a parlare dello spettacolo teatrale che abbiamo portato in scena noi quattro, in realtà loro sulla scena, con due musicisti, Coppolecchi al sax e Marco G alle tastiere, poi si è inserito Savino. Però prima di entrare nello di parlare dello spettacolo in sé, guardiamo un attimo questo contributo. C'è un contributo, bravo, che è una sorpresa anche per voi, che a proposito di passato, a proposito di come eravamo, vi dà un'idea di quei tempi. Se può partire il backstage. Questo non lo so neanche io. Guardate un po' come erano. Ma questo è un trattamento crudele. Grande bravo a chi è? Parte un altro film. E non lo so se ce l'abbiamo, perché l'altro era davvero molto più significativo. Cos'era? Parlacene. È un backstage di Kamikaze in cui vi si vede tutti per 10 secondi ed è una fotografia, proprio una panoramica di come eravamo. Ce l'abbiamo, Alessio? Eccolo, questo. ...1988.
Sono Gino Venturi. Gino Venturi. Sono un cuoco, un maiottaio. Serpenteggiava quel periodo, vi racconto questo episodio perché farebbe piacere anche a lui. Quando Gianni è morto, dovevamo fare come comedians il necrologio e noi non ci fermiamo neanche di fronte a certi argomenti, come quello della scomparsa di una persona che a noi era cara, era uno del gruppo. Allora, non dico chi, però perché era quasi poteva venire a tutti, doveva fare il necrologio sul Corriere della Sera. Allora avevamo iniziato a scriverlo e più o meno faceva così, ma ce l'ha bocciato. Faceva: se n'è andato Gianni Palladino, uno dei comedians, e poi in grossetto, beh, da qualcuno bisognava pur cominciare. Allora, in realtà siamo qui a parlare di quel periodo, sono stati sostanzialmente 3 anni, dal 1985, che è l'anno di Comedians, in cui c'era tutto quel gruppo, fino al 1988, che è l'anno di Kamikazen. Dentro questi 3 anni ci sono stati appunto Comedians, 85-86, la nascita di Zelig, che è stato un laboratorio continuo. Anche Davide e Paolo, professionalmente, artisticamente, non si sono conosciuti, ma hanno iniziato il loro rapporto artistico a Zelig. E poi chiamatemi Kowalski, di cui siamo qui oggi a parlare, e per chiudere Kamikaze. Quindi sono stati 3 anni incredibili dal punto di vista delle nostre singole e personali carriere. Sì, perché i famosi anni 80 a Milano, di cui tutti hanno parlato in modo soprattutto negativo, in realtà hanno dato per reazione vita a una serie di
cose culturalmente vivissime. Una di queste era questo gruppo, tra l'altro allargato, di cui noi facevamo parte e che ha dato grandi soddisfazioni a tutti. Poi avevamo dei grandi maestri intorno a noi, che erano Iannacci, che erano Gaber, che non lavoravano ovviamente con noi, ma erano i nostri punti di riferimento. Per qualcuno anche Fo, che ci aveva, per quale aveva lavorato, eccetera. Quindi queste cose per noi ragazzotti, non posso dire ragazzini perché comunque eravamo già dei giovani adulti, furono degli anni estremamente vivi. Allora, questa storia di Paolo che continua a soffrire l'età, ma non è che lo so, mi fa molto ridere siccome io non so quando raggiungerò Paladino, perché devo contare, sono obbligato a contare da quando sono nato, finché non me lo dico, no, non lo so. Ma è stato così. Ma sì. 11 anni, per l'anno dopo le compie 23, 45, 13, perché lui ha una visione sua privata giustamente del rapporto. Parliamo di questo punto. No, anche perché il mio sogno di tutta la vita, sempre, adesso mi sto avvicinando, era quello di diventare un ancien prodigio. Quando ho telefonato a Paolo, ho detto dai, vediamoci, facciamo questo incontro dopo tanti anni. Ho detto adesso chiamo Davide, e mi ha detto sei sicuro? Perché è invecchiatissimo. Poi chiamo Davide e dico guarda, avremmo deciso di fare, e Paolo e Davide mi ha detto ma compare, è vecchissimo. Ma è vero che siamo visti anche nel corso del tempo, stai dicendo sciocchezze. Però questa cosa di Zeri che è vera, cioè quei tempi là, prima che diventasse quella specie di grande macchina dello spettacolo che è diventata, intorno a... cioè, c'era Milano, cioè, non c'era le comitate. Non dovevo l'importante, non si scivola. C'era la Milano di Craxi. C'era a Milano, ti ho detto davvero, c'era le pubblicità, mi ricordo mi sfrizzola il pendolo, qualcuno le ricorderà, queste immagini comodoso, no? Gigantoso, tutte queste cose qua. E la boutique del filetto. Bravo, c'erano gli architetti che facevano le piramidi, Panseca, questo mondo qui. Di contrappunto una serie di milanesi e non milanesi che si aggregarono come in Asimov. C'era che con la galassia, no? E il punto dove si aggrega il contrario, si aggregarono lì sull'artesana. E erano degli incontri che quindi si aggregavano tutti i pezzenti dell'epoca, quelli che facevano teatro in maniera irregolare, sì. I cantatori a strapazzo, i satirici e facevano spettacolo in uno spazio grande come questo palcoscenico, grosso modo, poco di più, non era quello che usate voi. Allora a quel punto che succede? Che ci diamo appuntamento lì, io ricordo l'inaugurazione di Zerix, se non erro. C'era anch'io, ci deve essere Silvio Brandi, c'era Paolo, c'era forse anche Stein, perché Tango, che c'era quell'epoca là, faceva delle performance lì. Le performance di Tango che facevamo andando in giro eravamo io e... Tango era per i più giovani, sì. L'inserto satirico dell'Unità che fu fatto, usciva lunedì l'Unità improvvisamente, ah, quindi un sacco di copie. Di lì capirono che c'era qualcosa di strano. E Stein faceva il direttore di quel giornale, su quel giornale lavorava anche Pazienza, lavoravano tutti questi qua. E ogni tanto andavamo in giro a fare delle performance con questo redazione. Sì, c'è chi arrivava in orario, chi... C'è chi arrivava prima e chi arrivava dopo, io cioè, non ero tra quelli che arrivavano prima. Lì ci incontrammo anche... quello me lo ricordo. Che un giorno ero sul palco, era un festival dell'Unità. Non so se vi ricordate il festival. Si facevano molte serate, poi ci pagavano in nero. In nero, non lo so. No,
non si poteva. Si poteva perché il partito ha deciso che si poteva e si poteva. Nella circoscritto. Noi eravamo obbligati, quindi noi non volevamo. Non era sempre bello perché logisticamente non erano preparati culturalmente, poi si è visto, ma perché loro solitamente mettevano vicino al palco il Luna Park, la biblioteca per i bambini e la balera di Ballerish. Il giro che dovevi entrare nella cosa. Una sera siamo entrati, cioè sono entrato perché lui girava col panino, non trovava il posto. Ho incominciato il pezzo ed è partito il megafono tutto. È partita la lotteria del maiale! E 200 persone che c'erano. Però me lo ricordo. C'era un crescendo che doveva entrare in qualche stanza. Sì! Era bello, era la vita sociale e popolare, un po' nomade, c'era un elemento nomadico, cioè noi andavamo sempre negli stessi posti circuitando anno per anno con le tribù che si muovono e facevamo i festival in giro. Niente, era bello, e quindi lo Zelig aveva questa era una valvola di sicurezza, di elaborazione, perché questi mondi diversi, la grafica, il tango, il giornalismo satirico, il teatro, quelli che già facevano teatro, ma che però facevano un teatro che non si riassumeva soltanto nella cosa che facevano, con Paolo così. E c'era stato poco prima la botta a Milano Forte, credo sia stata Comedians, perché lì poi il tema di Comedians era il tema delle cose che erano nell'aria. Si tratta in Comedians di una messa in scena che rappresenta un gruppo di comici romantici e diciamo innamorati tra di sé, che vengono scardinati dall'arrivo di un produttore che ne prende alcuni per portarli in televisione a fare un'altra strada. Quindi si rovina quella specie di dimensione anarchica legata all'assenza di denaro sostanzialmente con l'arrivo dell'imprenditoria televisiva. Questo in Comedians, gli inglesi ce l'hanno già arrivato. Sì, ma tu continui ad andare indietro invece che andare avanti. Noi prendemmo quell'onda che era stata, che aveva messo in scena Io li vidi lì, all'Elfo, Paolo e tutta l'Allegra Compagnia, che era stata messa in scena all'Elfo, e da lì partì una relazione. Io venivo invece da altre faccende. Che l'idea di Comedians sia venuta a Paolo Rossi, che un giorno andando alla libreria del teatro, no, in uno dei miei innumerevoli traslochi, mi è caduto un libro in testa che era l'Enciclopedia del Teatro in Audi, era un volume grosso, e si è aperto sulla pagina di Comedia. Non è una leggenda. Ti sei fatto molto male? Mi sono fatto male sul momento, ma molto bene. È molto bello se noi personalmente non sapessimo che Paolo Rossi, dopo direi Federico Fellini, Enzo Iannacci, è il più grosso pallista. Però noi sappiamo tutti che è particolarmente ben voluto dagli dèi, altrimenti non sarebbe qui con noi. Non è che, allora la spiego tutta. Non è che io sono un pallista, perché non è vero e non è vero. E lui lo dice perché io e lui abbiamo dormito insieme, voi no. E ho dormito anche con Bisio, se per quello. Non dire cosa è successo. No. Mi è venuto sinceramente in mente. Che è successo? Però sicuramente anche di non posso ancora. Cosa stavo dicendo? Per Sofiro, chi sei? Sei solo un ballista. No, perché io credo che uno debba raccontare solo le cose che gli sono successe. Comedians in realtà ci stava succedendo. Io personalmente come metodo racconto quello che è successo a me o quello che è successo ad altri, che però raccontandolo mi hanno coinvolto fortemente. Poi a volte è vero, quindi faccio outing, che racconto se si fanno delle cose che sono successe ad altri, faccio come se fossero successe a me, e cose che sono successe a me di cui mi vergogno faccio finta che sia successe ad altri, così non è mentira,
Il problema quindi non è quello del tempo che basta, è che andando avanti così da anni a raccontare in questo modo io non so che cazzo di vita ho vissuto e non mi ricordo, questo è il punto. Che c'è una vita collettiva di questo sì, tipo. Io quando non è menzione, è dislocare la verità, cioè, renderla più meno virtuale. Più condivisa anche. Sì, no, e poi anche a fare un po' di soldi per vedere esattamente libri. Comunque tornando a questo che è successo? No, ho pensato cos'era successo nella stanza con Bisi. No, ma a questo punto era non lo sai? Allora, a questo punto no, a questo punto preparabili perché ho Bisio no, è un po' forte. 2018 sì. Siamo al festival qui al cinema. Sì. Allora era così, io ti ricordi, cioè io uscivo spesso con Claudio perché Claudio mi ha aiutato molto a toccare le ragazze, perché io facevo andare avanti a parlare lui parlava ai ragazzi, e poi arrivavo io, dopo che erano storditi. Ed è sempre uno tuttora a cui si possono fare gli scherzi che ci cascano. Allora io ho vinto, dormivamo in tripla, io, Claudio in matrimoniale, scusa, non era così, e un altro attore, di nemico di classe, tra lo spettacolo prima di Comedians, nel lettino vicino. Cosa succede? Succede che io, perché lo scherzo va preparato bene, lo scherzo mi ha insegnato Dario Fo, è la drammaturgia italiana almeno 30%, ho finto di essere costipato, ma dalla mattina alle 10 non sto bene, devo andare in bagno, e non sto bene, ma cosa ho mangiato ieri? Non sto bene, devo andare in bagno. Poi ho comprato un vasetto di Nutella. E prima che lui arrivasse in camera l'ho sparato sulla parte dove dormivo io, ma sulla carta bianca che non si vedeva la camera. Allora devo dire che il terzo era gay, per quello dormiva da solo. E allora quando siamo arrivati in camera io ho detto non sto bene, devo andare in bagno, mi ha fatto in bagno, torno, Claudio comincia a preoccuparsi e poi sono tornato a letto, ho fatto oddio, e allora ho detto scusami Claudio, e allora mi sono alzato dal letto, cioè lui ha alzato il suo, ha visto la Nutella e l'altro si è alzato e ha detto ma dai, è solo merda. E Claudio ha vomitato sul letto. Non abbiamo più potuto dormire lì, abbiamo dormito tutti nel singolo con gay. E anche questa è andata. Questa era un'azione sguizza. Perché ho lavorato con lui? Era un'azione sguizza. Cioè lo sguizzo era diffuso in quell'epoca, indefinibile, imprecisabile. Questo è importante. Che nasce da immaginazioni della prima mattina per giocare la sera, come hai fatto te. Senza, era uno spirito che c'era. Noi semplicemente dicevamo Kowalski, che è questo personaggio, aveva lo sguzzo, e cominciavamo col pubblico a raccontare storie di questo tipo, cercando di capire cos'era, non sapeva neanche noi cosa fosse. È quella cosa che rende la vita misteriosa e formidabile, no? E soprattutto rende Bisio più fragile di quello che non sia normalmente. Poi dal fremito, l'imprevisto. Quella cosa era la cosa che noi prendevamo come spunto per dire Kowalski aveva questa cosa e poi su questo costruivamo i pezzi. Ecco, possiamo vedere un attimo il video dello Sgurz alla stazione centrale di Milano. Avevo anche cambiato le batterie. Non è questione di batterie, è questione di Sgurz. Ho vinto perché ho avuto un attimo di Sgurz. Lo Sgurz mi ha colpito all'improvviso, lo Sgurz non si sa che cos'è, comunque c'è di sicuro. Viene forse trascinato in certe notti di primavera dal vento. Alcuni dicono che è un polline che nasce da alcuni fiori che stanno in certe regioni del Borneo, misteriose, che arriva all'improvviso e tutte e sei costretto a compiere un'azione Sgurz. Io sono stato colto dallo Sgurz e ho vinto quei carrellini. Una cosa è sicura,
o uno sgurzo ce l'hai oppure non ce l'hai. Ma io ce l'ho tu. No, tu non ce l'hai. Ma io penso perché non ce l'ho sgurzo. No, tu ce l'hai lo sgurzo, però hai perso. Lo sgurzo non è questione di vincere o di perdere, è un'altra cosa, è diversa. Senti, diciamo che io domani ho una specie di gara e come potrei usare questo sgurzo? Vuoi un consiglio sgurzo? Ti racconterò un aneddoto. Aneddoto sgurzo. Nell'antico Giappone, un tempo vi era un samurai, un maestro di arti marziali di nome Cheng, che era nobile e virtuoso, e c'era un altro maestro di nome Cheng, che era volgare e straniero. Attaccò il nobile e virtuoso, gli andò incontro, agitando la scimitarra in modo volgare e straniero. Il maestro Cheng, nobile e virtuoso, colto da un attimo di disgusto, ebbe un momento sgurza, estrasse la spada e tac! Si decapitò. Chi vinse? Cheng. Bravo. Vedi, comunque non è sempre così drastico lo sgurzo. Lui, per esempio, è stato colto dallo sgurzo. Prima era un famoso stilista, è diventato così. Ricorda, però, che lo sgurzo ti arriva sempre all'improvviso, quando non te l'aspetti, assume forme strane, un'apparizione inconsueta. Sono Michael Johnny, mi hanno rubato la chitarra. Ora c'è una denuncia, va? Eravamo velocissimi. Sempre che dice, no, bisogna fare la svelta. Quindi, andavo velocissimi. Non so neanche cosa si capiva. Chiamatevi con la schiera proprio lo spettacolo dello Sgurz, che poi è entrato a far parte anche del parlato italiano, no? Perché esiste ancora gente che dice è lo Sgurz, non è lo Sgurz. In realtà è proprio un'invenzione, non sembra, ma di Davide, di quanto. Non sembra che abbia la forza, il genio di inventarsi queste cose. Invece Paolo è così. Povero uomo. Non era l'unica invenzione di Davide. No, io vi ringrazio che voi mi attribuiate delle invenzioni, sono contento di questo. Lo Sgurz era bella. Era canzone, no? Canzone. Allora, c'è un altro aneddoto che nessuno... Che canzone? La canzone... Ah! C'è una canzone che era nello spettacolo, sì, e che non era neanche in tutte le repliche. Ogni tanto Davide la cantava, forse tra i bis o all'interno comunque dello spettacolo a volte, e era una canzone che a noi piaceva molto perché aveva un sapore caraibico, diciamo. Un giorno accendo la radio e sento questa canzone con un altro arrangiamento e mi accorgo che è una delle canzoni più trasmesse al mondo. Allora, e dico, ma questa era la canzone del nostro spettacolo. Allora, la canzone si chiamava... Era Maracaibo, certo. Maracaibo, Forte Colombo, che era una canzone che ho fatto io, poi lei aveva incorporato, l'avevamo fatta e poi l'ha incisa lei e poi si è depositata insieme. Allora, a questo punto lui dovrebbe essere stramiliardario di quella canzone. Perché a quei tempi erano problemi. È un destino dello Sgurz. È un destino. Perché per dire, io ho vinto il premio Ubu e l'Ambrogino d'Oro e li ho persi a carte. Quindi c'è gente che sogna, lotta, trama per avere. Noi dicevamo nell'introduzione dello Sgurz che lo Sgurz non c'entrava col denaro, quindi siamo stati giustamente rimunerati. Noi ci siamo perché l'artista deve essere povero per essere creativo. Io ho investito tutti i soldi che avevo fatto, non erano moltissimo, pochi ne erano, li ho dati a un certo Lande che era il Madoff dei Parioli, quindi modestamente ho perso tutto quanto in un botto solo. Quindi hai visto? E non ho grossi rimpianti. Ma no, c'è il euro da prestare. Lì non fu solo, cioè circa 3.000 persone sono state truffate da questo signore. Però sai, sono quelle cose danno un po' fastidio. Voi vi è capitato mai niente di simile? No? Lascia perdere. Il tema del denaro, quello era un tema di quegli spettacoli. Il tema degli anni Ottanta è il tema del denaro. Infatti io, comedians era quello. Infatti ho cominciato a prenderla con lui, sono stato il primo, si può dire, quando lui, no, anche se mi manca molto, perché a noi comici ha dato tanto. Sì, sì. Poi ho smesso per primo, ha continuato con Racchione, gli ho detto vai avanti tu. Cioè non serviva neanche scrivere battute perché bastava che ripetessi le cose.
cioè, ma anche adesso non è cambiata. Roma, il sindaco ha detto l'altro giorno, ha detto una cosa, quando la salma del re ha detto no, non torna a Roma, ha detto la monarchia è una pagina oscura della Repubblica. Allora, io davanti a lui, io parlavo di lui quando lui era ancora un imprenditore edile, sì. E tutti mi dicevano, ma perché te lo prendi con uno che fa le canne? Secondo me, adesso non so se sono stato profetico o portato sfiga, ma comunque comunque davvero quello è il tema del rapporto con la posizione raggiunta attraverso il denaro, invece piuttosto che non raggiunta con rivelazione o quel che fosse. C'era quello, in Comedians era sicuramente quello, il tema precedente. Nel Kowalski, quello che posso ricordare io, all'inizio si parlava dello Sguzza, non c'entrava, il colpo di Sguzza non c'entrava, anche nel film Kamikaze il tema era quello lì. Per inciso, tu dici Maracaibo, sì, è vero, facevo quella canzone lì anche, e alla fine come bis di Kowalski ci mettevamo, siccome facevamo sempre questi giri, le tournée erano tipo Udine, Catanzaro, il giorno dopo Pomezia, poi Treviso. E in macchina cantavamo tutto quello che potevamo cantare, no? Finito di cantare il cantabile, uno cominciava a vedere un benzinaio e cantava, c'aveva la chitarra e gli veniva in mente le canzoni brasiliane, ci cantava un benzinario, ho fatto la benzina, si va via, arrivederci, finito. No? E lì nasce John Meschino, che è un altro personaggio su cui mi sono divertito abbastanza nel tempo. Quindi ecco, lo vide in un bis Parenzo a Roma, il produttore, e mi invitò a fare queste cose in televisione, da lì partì la cosa, perché Costanzo faceva l'autore di quel programma, ma non si poteva vedere, era un autore nascosto, pensate come erano le cose. Perché aveva avuto dei problemi con la P2, mi sembra, quella cosa antica che c'era nei cappucci, e l'avevano messo, gli avevano però offerto di fare l'autore, e quindi faceva un autore, diciamo, occulto in un programma che si chiamava Aperto per Ferie. Comunque quello spettacolo chiamato Kowalski aveva dentro dei pezzi francamente indimenticabili. Se ti vedi indimenticabili. Tanto li sei scordati. C'era la chiave dello spettacolo, giusto per dire come si lavorava sempre, capovolgendo tutto, era la storia del Titanic che si andava a scontrare contro l'iceberg, ma visto dalla parte dell'iceberg, perché questa era la genialata. C'erano due pinguini sulla. Noi due pinguini. Alla fine l'ultima scena era questa. Ci prendevamo e fondevamo il Titanic. Però la storia di questo Kowalski, di cui si rintracciavano alcuni, si dice che avesse fatto questo e quello, che una volta Kowalski, e partivano i monologhi bellissimi di tra qua. L'altro è curioso anche sapere da dove arriva il Kowalski, no? Perché noi è un'idea di Paolo, ma noi ci immaginavamo che Kowalski fosse punto zero. No, il protagonista del Marlon Brando, in realtà è il cognome di mia nonna. Vedi? E io sono finito Rossi, penso. Però quando ci siamo accorti durante le interviste prima dello spettacolo che i giornalisti dicevano ma è Marlon Brando, o qualcuno diceva è il nome del replicante di Blade Runner, eccetera, noi ovviamente dicevamo sì certamente è così, in realtà era il nome di sua nonna. Bisogna vendersi anche un po'. Vediamo un attimo uno dei monologhi che c'erano in Kowalski.